Ciao amici player, bentornati a Tennis Coffee. Io sono Francesco e sono un tennista in incordature amatore, cioè quello che il 99.9% dei tennisti è un amatore. Non un campione, non sarò al prossimo US Open, ma semplicemente perché non ci voglio andare, ma soprattutto perché voglio stare con voi e parlarvi di questa racchetta, Sniverf Vitas 100. Allora, intanto ringrazio Nico che me l'ha messa a disposizione per il test. Come è andata la cosa in realtà? Viene da me per un caffè o un'incordatura, perché questo è il bello di incordare a livello amatoriale, e tira fuori dal borsone questa cosa, di cui io ammetto l'ignoranza, non la conoscevo, la guardo, faccio, che è un telaio vintage, e lui mi guarda, ma scherzi, è nuova. Ora guardatela, colorazioni e osare con la forma, il fatto che abbiano osato con la forma, mi ha fatto subito pensare ai test, alle foglie di primi anni 90, fine anni 80, vi ricorderete insomma tutte le forme un po' più strane, la Lacoste con i bordi rientrati, le Rossignol col ponte inverso, poi Rossignol è stata anche numero uno al mondo con Mats Wilander. Sniverf è stato un marchio che in passato ha realizzato tanti telai, lo conoscevo come marchio, ma non ne avevo mai avuta una, non ne ho mai toccata una, finché non ho trovato questa Vitas 100. Prima di parlarvi di come vada, iscrivetevi ovviamente al mio canale, donate, contribuite a far crescere questo canale perché per me è molto importante e la mia passione al vostro servizio. Vediamo i dati di questa Vitas. Al di là dell'ovale strano è un ovale 100, quindi è una classica, 300 grammi, piatto 100. La rigidità è di circa 67-68, siamo lì. Non è una racchetta morbida ed è una racchetta dal classico pattern 16-19, sembra un po' strana come forma, ha anche un profilo del taglio insomma particolare, pentagonale in vari punti, ed ha da subito, appena la prendete in mano, vi dà l'impressione di essere leggerissima. Io non ci credevo fossero 300 grammi, c'è scritto, tra l'altro la grafica con cui è scritto tutto è molto particolare, è veramente bella, vi dirò. Dopo l'impatto iniziale in cui la valutate come un telaio vintage, vi rendete conto che è un telaio molto bello, molto ben fatto costruttivamente e soprattutto iperleggero pur essendo 300 grammi. La forma del manico è classica, quindi mi sono trovato anche subito bene, perché non è il manico cicciotto tondeggiante che va tanto di moda oggi anche sulle mie amate Head, ma è un manico un po' più schiacciato, tendente a un gusto un po' retro che in realtà io amo molto, ma è un parere del tutto personale. Visivamente non so esprimermi, non mi piace, ve lo dico chiaro e tondo, è molto cicciona nella parte alla gola, mi dà quasi l'esempio di essere sbagliata e mi fa subito venire in mente una cosa, mi ha fatto venire in mente una cosa prima di provarla, cioè se questa racchetta mi piacesse in campo e io la comperassi e ne comperassi una coppia e ci giocassi 4 anni magari, poi ne rompessi una, volessi cambiare telaio, con cosa lo cambierei? Perché in effetti questa forma lascia pensare che poi in campo sarà un telaio molto particolare. Chiudo prima di parlarvi di come in campo dicendovi che ha anche una bella qualità costruttiva per lato incordatura, evidenzia chiaramente i fori in cui incordare, evidenzia i fori dove agganciare il centro della racchetta, che non è chissà che, però semplifica ulteriormente la vita a un incordatore, rende piacevole l'incordatura. È veramente fatta bene, a discapito del prezzo che vi renderete conto non elevatissimo, perché attorno a 100 euro la comprate nuova, trovate varie offerte, però con 100 euro la comprate nuova, usata dovete trovarla, una volta che la trovate è relativo, perché ce ne sono così poche che alla fine se qualcuno vi offrisse il pezzo a 70 euro tenuta come nuova, sono 30 euro di risparmio, 40 euro di risparmio, e non è che avete l'imbarazzo della scelta, ce ne sono pochissime in giro. In campo la prima cosa che ho notato è che questa leggerezza permane e la sentite leggera anche nell'impatto, quindi in realtà dovete spingere voi, pur essendo una profilata, perché ha un profilo medio di 24 circa, dovete spingere voi, il telaio ha una sua reattività, ha una sua spinta e nonostante la rigidezza elevata il telaio va aiutato spingendo. Se riuscisse a spingere e coprire un po' la palla, vengono fuori dei colpi precisi e ben fatti. L'impatto è veramente piacevole, ma dal mio punto di vista molto scarico.
ho dovuto sostituire la corda, c'era una corda 1,30 molto rigida montata e sono passato a una classicissima Tennis Point Premium Touch 1,25 a 23, 22. Quindi un'incordatura che più classica non si può per una 300 grammi piatto 100 profilata e difatti è diventata molto più dolce nel colpo, mi dà più controllo, mi dà anche un bello spin. Ecco, lo spin, il top spin in questa racchetta non c'è più di tanto. Quindi va coperto il colpo, ma non immaginatevi top spin con rimbalzi chissà che. Quello che invece sentite di più è il back. Tant'è che nel rovescio a una mano, secondo me, questa racchetta, data anche la leggerezza, e questo anche grazie a un equilibrio a 31,5, avevo omesso di dirvelo, essendo quindi il telaio veramente percepito come leggero, come veloce, vuoi anche per il profilo un po' più allargato in questa zona appunto da sweet spot, da colpo, il backspin viene veramente bene, il rovescio a una mano viene bene, per chi sa farlo bene ovviamente. Io non sono molto bravo con rovescio una mano, io non sono bravo neanche con rovescio due mani, io non sono bravo e basta. Però dal mio non essere bravo mi sono reso conto che invita un po' di più a rovescio una mano questo tipo di telaio e che riuscirò a fare ben tagliato con questo telaio il back è sicuramente un'arma vincente. Cosa posso dire di questo telaio? A rete va bene, a rete sicuramente è un telaio che stranamente si muove bene ed è preciso. Il servizio è un colpo che, come amo sempre dire, è difficile fare per chi non è forte, e chi è forte magari questa sniffer non la va a guardare, quindi il servizio con la racchetta che ho in mano viene bene in tutte le sue varianti, a patto che lo sappiate fare bene voi. Non è un mostro di potenza, pur essendo una profilata, però se ben servito il servizio sicuramente non vi lascia indietro. Quello che invece, ripeto, è il suo piatto forte e il back. Secondo me questa racchetta è spettacolare per i giocatori un po' più classicheggianti che non inseguono un top esasperato e che vogliono un telaio preciso che spinga solo quando lo chiedono loro, ma che nel resto dei colpi vi dia quel pochino di potenza in più che quindi non rende i colpi delle mozzarelle. Sarà anche per i colori, sarà per la linea, sarà per una sorta di vibes che trasmette quando lo vedete, sembra un telaio d'epoca, funziona bene per player un po' più d'epoca e secondo me funziona veramente bene per chi abbia un gioco un po' più classicheggiante d'epoca. Lo consiglio sì e no, sì perché è fatto bene, sì perché costa poco, è fatto bene e costa poco, sì perché vi aiuta tanto, no perché mi spaventa l'idea di cambiarlo, cioè mi fa un po' paura questo tipo di telaio. Io sono una persona che ama poter fare delle scelte diverse. Comprando questo telaio sicuramente avrete delle alternative. Una delle prime alternative che mi viene in mente è la Prestige di Head. Però la Prestige di Head o la Blade di Wilson sono una categoria di gioco superiore. Quindi se voi fosse dei player che vogliono un telaio di quel tipo ma meno impegnativo, questa può essere un'idea, a patto che voi sappiate usare anche quelli. Perché il mio vero grande cruccio è: quando vi stancherete di questo telaio, con cosa lo andrete a sostituire? È molto particolare, non è che sia un altro gioco giocare con questo telaio, state giocando comunque a tennis, non è che non saprete giocare cambiando racchetta, ma è un po' come quando, e guardate caso è lì dietro, io ho iniziato a provare la Bumblebee, la Head Radical Tour del 93 di Andre Agassi, col piatto da 690 cm quadrati. Funziona in maniera diversa. Non è che io poi non sappia più giocare con Boom, devo giocarci prima, non ci so giocare ora. Però in effetti è un telaio veramente diverso, è molto diverso. Se io giocassi costantemente con quel telaio, adatterei molto il mio gioco a quel telaio, o meglio, il mio gioco verrebbe molto guidato da quel telaio. Temo che questo telaio possa ispirarvi e farvi giocare in un modo molto particolare. Ben venga se questo gioco sarà positivo e alla fine giocherete per 3-4 anni, diventerete sempre più bravi, quando dovrete cambiare telaio sicuramente avrete tanta qualità in più al vostro braccio e quindi anche se non troverete più il degno successore di questo, troverete qualcosa che fa per voi. E questo è forse il mio unico no a un telaio del genere. Per il resto, brava Sniverf, sei un'azienda che conoscevo a malapena, ma mi sento di non di farti da endorser perché non ne sono in grado,
ma di dirti, di farti i miei complimenti e dirti brava perché hai realizzato una racchetta nel mare magnum delle racchette tutte uguali tra loro, un telaio che visivamente e tecnicamente, ma in campo soprattutto, sa essere diverso dalla media di tutti gli altri. E se ritieni le mie recensioni diverse dalla media degli altri e ti piacciono soprattutto, allora clicca mi piace, iscriviti al mio canale, donate per contribuire al canale stesso se ne hai piacere, ma soprattutto, e questo fa piacere a me, commenta e continua a seguirmi, perché proprio come te sono appassionato allo sport più bello del mondo, il tennis.